La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Bentrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Oggi la nostra finestra si apre come sempre sulla nostra città ed in particolare su un'antica forma d'arte. È con noi Vittorio Zanella, che è il direttore artistico del Teatrino dell'Es ed è un burattinaio. Un'arte che tutti noi ricordiamo, un'arte che dà gioia ai nostri bambini, ma un'arte che è molto molto più antica di quanto pensiamo. Quando nasce, Vittorio, l'arte del teatro dei burattini? L'arte dei burattini credo che nasca con l'uomo, perché noi mettiamo i vizi e le virtù umane alla berlina. Difatti nei teatri di un tempo sul frontone c'era scritto ridendo castigat mores, cioè il riso prende in giro i costumi, cioè fare satira nei confronti degli esseri umani. Anticamente sicuramente con le belve feroci avevano paura gli uomini primitivi, per cui quando passavano dopo l'invenzione del fuoco, tra il fuoco e l'entrata della caverna, si proiettavano delle figure, delle immagini che loro velocemente ritraevano, quindi nasce prima forse come teatro delle ombre, e quindi quello era un modo per esorcizzare le paure, per dominare la paura di questi animali. Poi diventano dei fantoccini, ovviamente. Nel Medioevo c'erano le compagnie di marionette a tavoletta, suonavano degli strumenti molto improvvisati e con un palo ficcato nel terreno e nel ginocchio due corde facevano ballare i burattini a tavoletta o le marionette a tavoletta. Nel museo di Atene ci sono delle marionette vicino alla maschera di Agamennone, quella d'oro, e quelle marionette erano animate sicuramente dai sacerdoti della religione pagana, che credeva negli dei dell'Olimpo, e quindi probabilmente mettevano in scena delle vere e proprie rappresentazioni, parlavano dai cunicoli, si amplificava la voce rendendola quasi magica per creare nuovi adepti. È chiaro che tutto questo però era come funzione sotto forma di religione, ma poi col tempo si sviluppa e nascono le compagnie di teatro dei giullari. I saltimbanchi, per esempio, diventano degli attori che vanno sui banchi lasciati liberi dai proprietari dei castelli, che permettevano alla gente del popolo di utilizzarli, che ovviamente chiedevano una quota del venduto per vendere quello che loro producevano nei campi. E ovviamente questo permetteva a questi saltimbanchi di essere visti da un pubblico più numeroso. Una volta il teatro che noi definiamo adesso teatro della commedia dell'arte, in realtà questi personaggi erano un po' come una Vanna Marchi ante litteram: signori, signori, venite che io vi prometto questo e questo e questo, no? Invece venghino, venghino, signori, venghino, che non andate a mangiare dentro all'osteria e a bere del Conte Sculassabotte, perché che mette dell'acqua nel vino. Invece se venite qui, va bene, dal Marchese tal dei tali, avrete un vino eccezionale. Ecco, è una forma di commedia dell'arte. La maschera copre soltanto il volto e quindi permette alla voce, perché si ferma sul naso, di arrivare fino all'ultimo spettatore. Non c'erano le casse acustiche, l'amplificazione, la corrente elettrica. Il teatro dei burattini e delle marionette sono tutte forme ancestrali di teatro d'attore, cioè l'attore, le compagnie di una volta, siccome l'attore mangia e ha un costo, lo devi pagare, lo devi trasportare, lo devi riscaldare. Insomma, se invece io, che sono un attore timido e faccio tantissime voci diverse, faccio dei burattini di legno, quelli quando li metto nelle baule non ti chiedono altro, vogliono stare lì al buio, temono solo le tarme e i tarli, nient'altro. Quindi diciamo che il teatro dei burattini è una sorta di satira da un punto di vista, perché si usa la maschera e il burattino anche un po' per fustigare, come ci dicevi, i costumi. Mi pare di capire anche che il burattino nasce come forma di teatro economico. Assolutamente sì. A Bologna, che è una città famosa per i burattini, c'erano addirittura una cinquantina di baracche. Io ho fatto la ricerca del plateatico che pagavano appunto al comune di Bologna per impiantare il casotto dei burattini, perché il casotto dei burattini a Bologna era come la cocomeraia, cioè alla sera chiudeva prima le casse e metteva sotto i burattini, poi metteva le panche, poi chiudeva tutto, metteva i lucchetti e la baracca era di legno, le luci erano già dentro, non doveva portarla e spostarla.
gli davano una piazza e quindi con la campanella si suonava e il pubblico sentiva quale campanella in base al timbro della campanella, andiamo da quello là perché quello là è più bravo, è Mandrioli, no, quello lì è ancora imperfetto, e quindi in base alla campanella nasceva così la funzione teatrale, ed è uguale alla funzione religiosa del prete che deve dire messa, cioè si zittisce il pubblico. Nelle baracche bolognesi c'erano due tasche e facevano uscire le teste dei burattinai. Quando arrivavano i bambini che facevano troppo rumore, troppa camorra, andai via, perché era un teatro per adulti, e con l'avvento della televisione che ci siamo poi ricavati il pubblico dell'infanzia. La differenza tra burattino e marionetta sostanzialmente è una filosofia importante. Il burattino, essendo mosso dal basso verso l'alto, è il popolo che elegge un proprio rappresentante a parlare con la bocca di tutti, quindi è la democrazia, il suffragio universale. La marionetta dall'alto verso il basso non sa nemmeno chi è che lo manovra, perché ci sono i e pertanto lui non si sporca nemmeno le mani, è il mandante. Tanto è vero che nel manifesto del padrino lì avrebbe dovuto mettere un pupo che è simile alla marionetta, ma c'è il gancio, va bene, c'è la crociera, il bilancino, che è il cervello della marionetta, da cui partono i fili che vanno a tutte le membra maschiettate, come dice Filippo Lippi nel 400, per muovere le articolazioni della marionetta, ecco. Qual è stato il momento di massimo splendore del teatro delle marionette? Assolutamente prima dell'avvento della televisione. Tornando al discorso di prima, quindi la comicità del teatro dei burattini è intanto anarchico il burattinaio, non è inquadrabile, per cui forse è molto più scomodo quelli che sono vicini a lui politicamente, perché non sopporta che si comportino poi male nei fatti. Ecco, questa è una cosa per cui si paga sempre, si viene mazziati da una parte e dall'altra. Poi sostengo sempre che siccome noi adesso lavoriamo prevalentemente per il pubblico dei bambini e il bambino non vota, quindi non creando un consenso elettorale non è molto interessante fare qualcosa per quello, per salvaguardare questo mestiere. Stiamo scomparendo sostanzialmente. Quali sono le storie che raccontate al Teatro dei Burattini? Le storie si rifanno tutte al teatro classico, però per esempio si riabilita, si modificano. Per esempio Giulio Cesare Croce aveva preso tutte le storie di Re Marcolfo, Re Salomone. Non so se vi ricordate la ladra, quella che ha rapito il bambino. Arriva la madre e dice: questo figlio mio. La ladra dice: no, la rapitrice, questo è figlio mio. Allora Re Salomone, in modo salomonico, dice: lo dividiamo a metà e ne diamo un pezzo uno, un pezzo all'altra. Allora la madre dice: no, no, datelo pure a quella cattiva donna purché rimanga in vita. L'altra dice: sì, sì, dividiamolo a metà, non ha un'affettività con questo bambino, con questo nato. E allora lui dice: ho capito chi è la madre, te venga restituito. Nelle Bertoldo di Giulio Cesare Croce, che era persicetano e andava a piedi a vendere i libelli nella università più antica della storia del mondo, Bertoldo, che questo contadino da scarpone grosso, cervello fino, lui morirà nel 1609, aveva già creato il Sandrone l'astuto, poi verrà sostituito da Bertoldo e dopo 11 mesi, quindi gestazione di un asino, la nascita del figlio. E lì c'è la ladra dello specchio. Allora arriva da Re Albuino, il re dei Longobardi, nell'anno 1000, per cui non la può ambientare, c'è il papato e quindi deve andare nella corte di Verona nell'anno 1000, e lì c'è Re Albuino che in modo molto salomonico dice: allora facciamo una cosa, questo specchio lo rompiamo, ne diamo tanti pezzi uno, tanti pezzi all'altra. La ladra dice: sì, sì, a me va bene, purché andiamo in pace così. L'altra dice: no, quello specchio me l'ha regalato mia madre, teniamo l'intero, datelo pure a quella cattiva donna, ma almeno che serva a qualcuno. Ecco, non si inventa nulla. Io ho lavorato con Giorgio Strello, ho fatto la Ida con Nicola e Otello Sarzi, io muovevo tirabicinci, scanapolastri, portacagnetta Pisser, e si fece questo spettacolo a Bologna, al Teatro Testoni, dove noi su una baracca con le ruote entravamo dentro e dietro c'era il grande palco delle marionette dei Colla di Milano, una compagnia meravigliosa. Si faceva la Ida Verdiana, quella per l'inaugurazione del canale di Suez, e noi si faceva invece il teatro di stalla, la Ida, loro avevano l'orchestra del comunale, noi avevamo i cantanti dell'operetta con un piano solo, e alla fine Strehler volle che si fecero delle botole nel palcoscenico delle marionette, noi ci si filava sotto e i burattini uscivano e andavano insieme a interagire con le marionette. Era la prima volta che si vedevano marionette e burattini insieme nello stesso momento in uno spettacolo. Ecco, diciamo che comunque non c'è limite all'arte del nostro mestiere. Noi siamo degli attori timidi, ci nascondiamo, ma siamo falegnami. Per esempio, non so, per fare i nasi e il mento quando sbuca, pigliamo lo stesso legno, perché sennò c'è il rigetto. Noi prendiamo il cirmolo,
il cirmolo quello delle Alpi, diciamo le orecchie delle Alpi, talmente resinoso che non verrà mai, neanche dopo 500 anni, attaccato dai tarli, e anche le tarme non andranno nei vestiti, per cui i nostri burattini si può dire che sono quasi eterni. Nella pianura padana invece si facevano in olmo e quindi si tarlavano velocemente. Prima ci hai detto appunto una delle differenze che contraddistinguono i burattini dalle marionette. I pupi sono marionette. Qual è la storia dei pupi siciliani? Cioè, che cosa li differenzia dalle altre marionette italiane? Intanto i pupi rappresentano prevalentemente l'Orlando furioso, l'Orlando innamorato, quindi prendono proprio a man bassa qua da Ferrara. E questi pupari utilizzavano questi oggetti poco animabili, con una stecca che trapassava il collo e si agganciava al corpo, in modo tale che così, quando veniva tagliata la testa dalla scimitarra o dalla durlindana di Orlando, la testa ruzzolasse, perché è un meccanismo. E quindi usciva anche un fazzoletto rosso di seta per far vedere il sangue. Il teatro dei pupi però rappresenta la chanson de Roland, la storia che veniva raccontata a 400 puntate come romanzo d'appendice, quindi sul più bello si troncava per permettere al pubblico di pagare ancora il giorno dopo. E c'erano 400 puntate, duravano più di un anno solare, una cosa incredibile. Vittorio, quando nasce questa tua passione per i pupi, le marionette e in particolare i burattini? Allora, io ho fatto il liceo classico, allora sono nato a Milano ma vivevo a Ferrara, in contrada del Mirassole, papà lavorava alla Montedison, era un ingegnere. E quindi faccio la scuola a Ferrara, quindi ho fatto il liceo classico Ludovico Ariosto, nelle 2 anni li ho fatti in Borgo Leoni, poi è nato questo qua in Aria Nuova, e quando avevo 17 anni andai a vedere alle Grotte Boldini uno spettacolo di Otello Sarzi, il grande burattinaio di Reggio Emilia, nato a Vigasio, figlio nipote d'arte, papà Francesco, nonno Antonio, e facevano i burattinai anche loro. E diciamo che Francesco è quello che crea la sperimentazione in Italia, perché dopo il film di Walt Disney, Biancaneve e Sette Nani, lui negli anni 40 fece quello spettacolo lì, quindi non più Fagiolino, Sganapino, Balanzone, la tradizione. E Otello è diventato il più grande sperimentatore, il TSBM, Teatro Setaccio Burattini Marionette. Lui stava facendo, portava in scena alle Grotte Boldini la Gondola Fantasma con i testi di Gianni Rodari. E allora io andai a trovarlo, disse a mio papà: guarda che io voglio fare dopo il liceo classico il burattinaio, per cui fa: guarda Vittorio, che se esci da quella porta non torni più, quindi decidi tu. Io sono uscito da quella porta, Otello mi prese per fare il Castello di Franz Kafka al Teatro Nazionale a Milano, che fu il momento di apice di Otello Sarzi, con lui ho fatto 18 allestimenti, e poi ho riallestito anche la Gondola Fantasma, e quando c'era ancora in vita Gianni Rodari nel 1979 si fece gli esami d'Arlecchino, dove c'era Dulcamara che vendeva gli elisir di lunga vita per diventare bravi a scuola, e lì in quell'occasione venne anche Gianni Rodari a vederci a Bologna. Io mi sono avvicinato al mondo dei burattini perché i burattini hanno tutte le arti. C'è la scrittura, perché noi ci scriviamo i testi anche se ci rifacciamo i classici, c'è la pittura delle scenografie, la scenotecnica ovviamente, la falegnameria, la sartoria è fondamentale. In base al periodo storico nel quale noi andiamo ad ambientare uno spettacolo, bisogna fare i costumi coevi a quel periodo storico. E io sono sarto, bisogna essere attori, fare tante voci e possibilmente non avere troppi difetti di voce, per cui quando io mi sono sposato con Rita, che è ferrarese e aveva la sua L palatale molto forte, ha fatto dizione fonetica per non far riconoscere al pubblico la sua origine. Ferrara ha due personaggi, uno è Lasagnin mezza cervella della Venti del 700 di Mizzana, Lasagnin mezza cervella, non offendetevi ferrarese, non l'ho fatto io, e l'altro è Scunza Mnestra, va bene, cioè minestra senza sale, e i due personaggi primi ce li abbiamo noi nel Museo dei Burattini a Budrio, per cui i ferraresi, se vogliono vederli, devono venire in pellegrinaggio da noi. Avremmo potuto farlo a Ferrara il museo, ma ci fu una cosa tanti anni fa, dovetti dire di no per coscienza, altrimenti il museo sarebbe nato a Ferrara. Qual è la tradizione ferrarese con i burattini? Che legame ha Ferrara con il burattino? Beh, Ferrara ha avuto una compagnia che sono i Forni. Lui era un Dulcamara, io ho fatto in tempo a conoscere tutti e due i figli, erano già anziani negli anni 80 e loro hanno proseguito, non con le capacità credo del padre, che io non ho mai potuto vedere, ho l'articolo della morte sul Carlino di Ferrara, del papà. Diciamo che Ferrara
aveva imparato questo dulcamara perché come primo mestiere vendeva gli elisir di lunga vita ed è molto bella questa cosa qua perché ti fa capire questo periodo romantico, no? Legato al nostro mestiere. E quindi Ferrara ha avuto questo che era un grandissimo. Tutto il materiale è stato poi raccolto da Scaramagli nel museo di San Bartolomeo in Bosco, di proprietà comunque del comune di Ferrara, e potete andare lì. L'altro invece legame è Edoardo Fioravanti. Edoardo Fioravanti, che è stato il fondatore del Dosso Dossi, amico di Burri, amico di Berto, che è a Città di Castello, c'è cioè il museo. La cosa interessante. Edoardo aveva nel suo negozio, nel suo atelier d'arte, al Filò si chiamava, non so se in Contrario o in Corte Vecchia, non mi ricordo più, aveva dei bellissimi burattini. Ecco, quei burattini piano piano li abbiamo acquisiti tutti noi, erano 32 burattini, sono nel Museo dei Burattini a Budrio, perché lui si ricordava che io gli avevo detto che mi avrebbe fatto piacere un giorno poterli avere. E mi chiamò la moglie, lui non c'era già più. E piano piano, piano piano, con sacrifici in mani, perché sono burattini di una bellezza infinita. Ci sono due personaggi a Ferrara che uno lo crea alla Venti nel 700, che è Lasagnin Mezza Cervela di Mizzana, e poi c'è Scunzamnestra. Ecco, questi due personaggi. Non ne troviamo altri, però Lasagnin Mezza Cervela non lo fa nessuno praticamente a Ferrara, è un po' morta questa tradizione. I ferraresi piuttosto fanno fagiolino, fanno sandrone, fagiolino creato dal Cavallazzi alla fine del Settecento a Bologna, in via del Pratello, in su di Trescalini, in giù di Sé, quindi nasce dove c'era il carcere una volta, che adesso è il carcere minorile, e nel 77 nascerà da un orefice che abitava in via degli Orefici al numero 7, Augusto Galli, Sganapino, Posapiano, Spizzagnocchi, Magnazza, che diventa spalla di fagiolino. Tenete conto che nella tradizione bolognese il fagiolino sta sempre a destra, nella mano destra del burattinaio, che è il capocomico, che sta a destra. Il suo aiutante, che è sempre più o meno il figlio con la voce più acuta, fa lo sganapino, che prenderà il posto di Meneghino Milanese. Quindi nel 1877 nasce Sganapino. E a Modena abbiamo Sandrone, Spavirone. La pavira è l'erba quella per fare i cesti, il mazzagatto noi lo chiamiamo, quello dei fossi con quella coda di topo, no? Mangiatopi si chiama, insomma. E lui dopo un po' si sposa con la Pulonia e nasce il figlio che si chiama Sgorghiguel, perché si sgorga il naso con le dita. Poi a Parma nel 1913 i Ferrari di Parma creano Bargnocla. E la testa è fatta come l'osso del prosciutto, c'ha un osso che è il bernoccolo, c'è sempre nei personaggi, anche se nascono senza maschera, perché Napoleone fa un editto e vieta la maschera perché sotto la maschera si può celare un delinquente. Per cui tutti i personaggi che nascono dopo la Rivoluzione francese nasceranno senza maschera, si chiamano caratteri regionali infatti. Gli Zanni invece sono quelli con la maschera prima di Fuligine e poi di Cuoio. E Bargnocla, quest'osso praticamente è l'osso del Parsutta, è la voglia del prosciutto. Come Arlecchino, che ha due bitorzoli, sono due corni del diavolo atrofizzati. Arlecchino, d'altronde, lo troviamo nel 21° canto dell'Inferno, quindi insieme a Calcabrina, Alechina, madre degli inferi. Poi bisogna andare nel Bergamasco. Bergamasco perché Arlecchino e Brighella sono bergamaschi. Deuta e Deota, se uno di sopra, Brighella, da brigante, brigare. E Arlecchino invece è nella parte contadina. Andranno piano piano a vivere sempre più vicini a Venezia perché andranno a servitù di Pantalon dei Bisognosi, ricco mercante da piantare il leone, il simbolo della Repubblica Serenissima dei Dogi, che è il Paron proprio, no? Così. Perché nascono là? Perché la Repubblica Serenissima dei Dogi finiva a Bergamo, poi c'è l'Adda e gli Sforza. Tutte le terre di confine, come Malalbergo tra Bologna e Ferrara, c'erano i briganti, perché erano quelli che dovevano non pagare il dazio, ma conoscevano delle vie traverse per evitare di pagare, diciamo, le tasse quando trasportavi una merce tra un luogo all'altro. E Brighella non poteva che nascere lì, ecco. È interessante perché Gioppino ha un padre che si chiama Bartolo Soccalunga, ha i tre gozzi dovuti alla pellagra. Quindi quando Arlecchino e Brighella vanno a Venezia, nasce Gioppino a Zanica e ha questi tre granate, si chiamano gozzi, che è la pellagra, cioè la vitaminosi. Siccome non c'è il sole nelle vallate, siccome mangiavano sempre polenta, che intingevano nella saracca che è ammuffita, è la ringa praticamente attaccata al centro della tavola per insaporirla,
Ecco che non mangiando mai né proteine né vitamine si ammalavano. Anche il papà ai tre gozzi, Bartolo Soccalunga, Maria Scattolera la madre ai tre gozzi, Margì la moglie ai tre gozzi e anche il fratellino Pissi in braghe, che si fa la pipì nelle braghe, ai tre gozzi. I burattini sono in quest'area, diciamo, della pianura padana. Le marionette le troviamo perché ci volevano delle famiglie molto numerose ed erano stanziali, per cui dovevano avere un teatro fisso, non si potevano trasportare quei pesi, per cui Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, non si sono sviluppati se non lassù. Una compagnia nata a Roma, gli Accettella, ma nel Novecento, ecco, nei primi, nella fine dell'Ottocento, ecco, però non è una tradizione di Roma. Mi dicevi poco prima di andare in onda che uno dei personaggi delle maschere più famose del teatro dei burattini, pur essendo piemontese, nasce da un'idea di un ferrarese. Si chiamava Lupi. I lupi diventano piemontesi, arrivano, pensate, alla settima generazione col nome del primogenito e del secondogenito, cioè tutti i primogeniti si chiamano Luigi, Luigi, Luigi I, Luigi II, fino a Luigi VII. Poi col fascismo, non potendo dare il nome del padre neanche del nonno, ecco che si chiamano in un altro modo, ma sono adesso attualmente la nona generazione. Partirono da Ferrara come burattinai, e quando arrivarono prima a Mantova, dai Gonzaga, poi arrivarono a Torino, nessuno se li guardava perché parlavano ferrarese, e là se non parli torinese, né a questo modo, così, io sono Gianduia, né è. Allora cosa fanno loro? Prendono quello che dava la voce al Gianduia, va bene, dei Salese Svellone, Fiando, Giuseppe. Quindi Gianduia, la maschera di Gianduia, l'ha creata, diciamo, i Salese Svellone, ma quello che l'ha resa famosa è un ferrarese Lupi, Luigi Lupi. A questo punto ti chiederei, Vittorio, di parlare del Museo dei Burattini che tu stesso hai creato a Budrio. Il Museo dei Burattini nasce perché mia mamma era una pittrice e si amava molto l'antiquariato. Per cui quando io arrivai da Otello Sarzi, loro che erano nati figli, io sono allievo d'arte, non figlio d'arte, non si rendevano conto, secondo me, del valore prezioso di quel materiale. Per cui quando un burattino si rompeva, non lo aggiustavano neanche, ne facevano un altro, no? Ecco, e me piangeva il cuore. Allora io ho voluto creare questa raccolta che è diventata immensa. Si trova a Budrio, dentro la casina del 400 che abbiamo avuto per Bologna Capitale Europea della Cultura nell'anno 2000, con una convenzione di 50 anni col Comune di Budrio. 2000-2050 chiuderà, ma io non ci sarò più, sarò terra d'arare. Fatto sta che noi ogni 6 mesi facciamo un giro di tutto il materiale, ne abbiamo 34.000 di materiali dal 1582, la marionetta più antica del mondo, ce l'abbiamo noi nel Guinness dei primati, che è da Teline, Carlo Magno col simbolo pantocratico, creato da un italiano. Noi abbiamo la marionetta di quel grandissimo marionettista lì, ma abbiamo le marionette del nonno di Franca Rame, di Pio Rame, e che le ha avute in dono da Domenico Razzetti, tant'è vero lui era figlio di NN, viene adottato, gli dona tutto il patrimonio, tant'è vero che suo figlio di Pio Rame si chiama Domenico, che è il papà di Franca. Quando ha compiuto gli anni, gli 80 anni, la mamma di Franca, noi abbiamo prestato le nostre marionette, lei le ha abbracciate, è stata una cosa molto bella, mi è arrivata la lettera di Dario Fo a Franca Rame in carta intestata. Oppure abbiamo di Carlo Goldoni l'Arlecchino. Lui lavorava dentro Palazzo Labia, che è il palazzo, credo, della regione Veneto sul Canal Grande, e si diceva Labia era talmente ricco che aveva Scheo, non avesse Scheo era sempre Labia, perché quando invitava anche i dogi poi sparecchiava buttando i piatti d'argento nel Canal Grande, ma aveva messo le reti, le recuperava il giorno dopo. Lui sotto aveva questo teatrino, si può visitare, dove Carlo Goldoni fece la Guastalda veneziana e lo Starnuto d'Ercole con l'Arlecchino che abbiamo noi, credo che sia l'unica marionetta, poi diventa famoso a Parigi, quello che fa la riforma goldoniana, cioè fa un po' come Proppe la scrematura di tutta le oltre 250 maschere disegnate e dipinte da Maurice Sand nel Settecento e le riduce in pochissimi personaggi, e per cui tutti i disonesti Brighella, tutti i servitori Arlecchino, tutti i saccenti Balanzone da Balance Bilancio, Dottore in Legge o Balla Ballista, tutti i tirchi, gli aviari, Pantalone dei Bisognosi e così via. E qui mi piacerebbe un po' fare sentire le voci anche. E lo faremo senz'altro, non prima però di aver detto quando è visitabile il Museo delle Marionette di Budrio, in che giorni, in che orari, se c'è un sito web o se ci sono dei contatti eventualmente per chiedere informazioni su questo museo. Beh, i contatti potete chiederli direttamente a vittorio@teatrinodelles.it o rita@
teatrinodelles.it, www.teatrinodelles.it. Delles senza l'apostrofo e sarebbe l'es di Groddeck, io, es e super io, la triade freudiana, quindi il teatrino dei sogni, dei desideri, il teatro nel teatro, il metateatro sarebbe. Il museo è aperto la domenica, però su prenotazione voi mi telefonate, tanto mi trovate in Google, Vittorio Zanella, Teatrino dell'Es, o in Facebook, o in Instagram, ovunque, insomma. E io porto anche nel periodo infrasettimanale tante persone in visita. Il museo è in quattro sale, nella casina del 400 che era il carcere di Budrio, la casa più antica del paese, un paese medievale, di fianco al teatro consorziale che è del 1680, 70-80 circa, un teatro che aveva 720 posti perché c'erano 720 famiglie, quindi è il primo consorziale della storia, un teatro meraviglioso dove tra l'altro Paolo Poli, finché non ci ha lasciato, veniva a produrre tutti i suoi spettacoli negli ultimi 30 anni, anni meravigliosi. La domenica è sempre aperto, la prima domenica del mese è aperto perché c'è il mercatino d'antiquariato a Budrio. Bene, prima di chiudere, Vittorio, tu sei un attore, quindi rappresenti con i tuoi spettacoli diversi personaggi. Sarebbe bello adesso che tu ci facessi ascoltare le diverse voci dei personaggi che animano le opere che rappresenti. Allora, partiamo da Bologna. Ovviamente non è facile fare il bolognese come uno che non è nato a Ferrara e vuol parlare ferrarese. Allora, il carattere però è questo. Comunque, oh beh, lui parla tirate, è vero? Adesso forse bisognerà abbassare un po' i volumi perché la mia voce ovviamente deve arrivare fino all'ultimo spettatore. Le vero, è vero? Ma sono altissimo d'intelletto. Dinge, me ha al dutau balanzone, bombarde che c'è l'università di Bologna. E le vero, mentre andavo all'università a insegnare a sti sumaraz, e la sumaraside, va bene, da così, tananè minghina, bobla bustichetta, rustichetta, d'una madonina flap e canna rosta e sugar trap, il grasso che cola, no, così. E lui è questo balanzone che ha la maschera solo sull'arcata sopraccigliare sul naso, che gli permette di star fermo e di guardare con gli occhi da una parte e dall'altra, è il potere. Poi abbiamo invece Pantalone. Pantalone, ricco mercante di Venezia, da piantare il leone, quindi fra la Galleria Marciana e Palazzo Ducale ci sono le due colonne, su una c'è il patrono San Marco e sull'altra c'è il leone. Piantare il leone, Pantaleone, Pantalone dei bisognosi. Si è sicuramente arricchito seguendo i suoi avi già il milione Marco Polo, per cui ha importato la mira per gli unguenti, lo zafferano, la polvere da sparo, gli spaghetti, il gelso, il bacco da seta. E già è tirchio, già è avaro, già è, quindi addirittura secondo me nel mercante di Venezia, di Shakespeare, ci si ispira al pantalone della come dell'arte che è cinquecentesco e lui parla così. Oi che mane diana, mi so poro vecchio pantalone che mi tocca sempre faticare, pensare che mi conservo, che se c'è Marlechin che c'è un fanfaricchio di quattro cote, perché se smentico sempre di portare a termine tutte le incompense che mi chiedo, e lo so, mi pago una volta all'anno, e chiedo anche da mangiare una volta a settimana, e libera uscita ogni lustro. A proposito del lustro, me che devo far lustrare le pantofole che sono tutte infangate, oi oi oi, Arlecchino, Arlecchino, comandi signor Paron, guardi signor Paron che mica tengo un languore perché mi sono Arlecchino batoccio, sordo da noccia, orbo da una reccia, manco da un piede, po' da una mano. Me ogni tanto mi piaceria mettere qualcosa fra i denti, signor Paron, che tengo un languore che mi mangiaria anche, non so, un tavolo, mi mangiaria una credenza, un crocifisso, mi mangiaria tutto, mi mangiaria con una fame che vede questo. Dai, viene fuori poi il gramlò di Dario Fo, che era un grandissimo, no, così. Brighella invece è un disonesto, brigante, per quello che dicevo prima. Quindi lui si presentava in un modo brutto. Mi son Brighella, cavicchio gambon, giocador de balon, capocogo de coghi, sensal de matrimoni, stop abusi de donne maridate. L'ultima cosa non la commento, ma è quella prima, è questo di fare il sensal di matrimoni. Cioè lui, quindi quando una coppia si doveva sposare, c'era il sensale che diceva tu metti la casa, tu metti la dote, e lui quindi riusciva a guadagnare un po' di qua e un po' di là, no? Altri personaggi, tutte le femmine nel teatro dei burattini sono marotte, cioè non vengono indossate come burattini maschi, perché siccome erano i maschi che muovevano i burattini,
un uomo che mette la mano nel vestito di una donna non era una cosa bella. E pertanto prendevano sti manichini come quelli delle sartine, che avevano un manico e avevano le manine morte, diciamo. Allora dopo qualcuno si è messo le stecche dei ombrelli per muoverle, ma si chiamano marotte. Quando diventano vecchie, la strega o la vecchia, diventano maschi perché hanno perso quell'aspetto, no? E così vengono animati e agiti come burattini maschi, perché le mogli stavano alla cassa, erano gli uomini che facevano tutte le voci, no? Quindi non era facile. Ora le voci delle streghe vengono anche bene. Io sono la strega Serpilla. E se non vi sedete tutti per terra, bambini, anche tre, mi trasformo in porcellini. E uno, guarda che ti devi sedere, sai, mica sfidarmi, E due, e tre. Allora ovviamente si usava la pira, che si metteva dentro la pece greca pestata, quella che si mette negli archetti dei violini, delle viole, dei violoncelli, dei contrabbassi, pistata dentro una scatola con i buchi fatti con un chiodo verso l'esterno, si chiudeva, poi si metteva un tubo in basso abbastanza lungo, si stringeva la parte dentro la scatola perché facesse più pressione, si accendeva una candela stearica corta, in modo tale che questa candela non si spegnesse col soffio, e poi si soffiava ed era una fiamma fatua, cioè faceva un fumone nero, una gran fiammata, il burattino quindi veniva trasformato e con un'altra mano saliva, se fagiolino, un albero, ma l'albero in un ramo aveva la bariola bianca, si capiva che era fagiolino, no? Ecco così. Bene, c'è un altro personaggio molto importante della tradizione dei burattini, modenese, Sandrone, creato da Luigi Rimini, campogalliani ebreo, i genitori si convertono al cristianesimo, gli viene donato il feudo di Campogalliano e quindi diventa quasi nobile, e lui praticamente riprende un personaggio di Giulio Cesare Croce, creato intorno al 1550, il Sandrone l'Astuto. C'è un libello nella biblioteca di San Giovanni Persiceto. Sandrone prima aveva tutti i denti, poi li perde quando a Bologna, che si faceva Sandrone a Bologna, verrà sostituito da Sganapino Posapiano Squizzagnocchi Magnazza, creato da questo Augusto Gallio Orefici, figlio di Orefici, che abitava in via degli Orefici davanti al compianto di Niccolò dell'Arca. Lui parla così: lasciamo scendere un bella bocca a Modena, ma guarda quante bella gente che mi ascolta adesso qui alla radio Dolce Vitola, ma la dolce vita è quella che io tengo nella pancia, perché me tengo i pantaloni del 64, è proprio una bella dolce vita, perché dentro ci tengo tante cose buone da maniera, vero, ma sono praticamente una panza grande, una dolce, grande, bella vita. Saluto a tutti quanti, buongiorno, ma soprattutto buona Pasqua. Diciamo che il pubblico una volta rideva perché rappresentavano la miseria, la fame, e quindi la drammaturgia era giocata tutta su questa mancanza, no? Ma adesso che la fame, c'è un ritorno di fame notevole, voglio dire, ci sono tantissimi poveri anche qua da noi che sono sotto la soglia, diciamo, della sopravvivenza. Però una volta era molto diffusa questa cosa qua, erano pochi quelli che potevano permettere di riempirsi la pancia. Allora il pubblico andava a vedere gli spettacoli e si sentiva sazio, perché c'erano i burattini che avevano più fame ancora, no? Questa era una cosa. E quindi andavi a casa. Ma poi il burattino, con il pagadebiti, quando c'era il prepotente di turno, se quel prepotente non capiva, pigliava le legnate, hanno la testa di legno. Questa cosa non piace molto alle insegnanti, perché ricorda un po' un ventennio, no? Così. E quindi le bastonate, si spiega ai bambini, non si dà mai la spinta, non si danno i morsi, non si danno i pugni, i ceffoni, si deve parlare, si deve comunicare. I burattini però hanno questa cosa, e il pubblico, che non poteva mai protestare perché aveva la testa china, gli ultimi degli ultimi erano quelli che andavano a vedere i burattini in piazza, e quando il burattino fagiolino, che era veramente l'ultimo degli ultimi, a un certo punto pigliava il bastone e legnava il saccente, ecco che la gente si sentiva che aveva vinto, va bene, ma è un po' come l'Oktoberfest, cioè in Germania sono tutti lavoratori bravissimi, tutti ubbidienti, più o meno era così, adesso non so se è ancora così, allora si ubriacano, e in quel giorno che c'è l'Oktoberfest a Monaco, in Germania, possono sbracarsi.
possono sbraccarsi, ma dopo si ritorna tutti tedeschi, no? Ecco, un po' come nel Punch and Judy, no? Pulcinella esiste in tutto il mondo. Pulcinella ha uno strumento che si chiama pivetta, che dopo, se volete, ve la faccio sentire. Lui viene dal mito di Osiride, Ra, il sole, quindi il Nilo, che è la via della vita. Dalla parte verso est è la vita, la parte verso ovest, dove tramonta, dove si pone il sole, è la morte, ci sono le piramidi di Giza, no? E quindi questa cosa ritorna nel vestito, nella maschera. Il bianco rappresenta la luce, il maschile, la maschera nera il femminile, quindi è un semidio. Lo troviamo nell'ermafroditismo, perché lui è un gallo che diventa gallina, cacca le uova, le cova si dischiudono, ritorna gallo, e difatti nasce non per gestazione, ma per cova, Pulcinella. E Pulcinella si chiama in tanti modi, perché si chiama Polchinella in Francia, Punch, sposato con Judy, punk si dice, Punk and Judy, va bene, in Inghilterra si chiama Don Cristobal, creato da Garcia Lorca, che era, oltre che un poeta, era un burattinaio, Mamulengo in Brasile, Karagheus in Turchia, Karagheus in Grecia, sotto forma di ombra cinese, l'uomo dall'occhio nero, Petrushka in Russia, quindi Igor Stravinsky comporrà poi Petrushka, ma Kaspar, Kasparek, Laszlo, si chiama in tanti modi. E Pulcinella, vediamo se trovo la pivetta, è uno strumento a doppia ancia che si mette in bocca, e questo strumento è molto interessante perché amplifica la voce. E il pubblico di Napoli è molto rumoroso, lui nasce da Cerra, Cetrulo da Cerra, e quindi la pivetta amplifica la voce. Adesso deve essere impurpata, inzuppata come un biscotto nel latte, e poi va spillata come si spilla il vino, ma sputata da tutte le parti. Prima di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dolce Vita, volevo ricordarvi che da 32 anni organizziamo al Teatro Consorziale di Budrio Burattinando a Budrio. Avviene, diciamo, da ottobre a marzo, nelle domeniche. Basta informarsi nel sito del comune, Teatro Consorziale, e viene fuori la stagione. Oppure da 34 anni in 9 comuni della provincia di Bologna organizziamo le domeniche a teatro. Molti sono spettacoli addirittura a titolo gratuito, si paga poi, se no, massimo 5 euro che vanno al comune. Però io volevo proporre anche il Teatrino dell'Esse, se qualcuno volesse uno spettacolo. Noi siamo su www.teatrinodelles.it, potete trovare tutti i nostri 72 spettacoli prodotti, o se no potete telefonare al 338 29 61 206, risponde Rita Pasqualini, che è mia moglie, una ferrarese doc, e potete parlare con lei. Abbiamo tutte le tematiche possibili e immaginabili: l'ecologia, il mare, l'igiene personale, le favole della tradizione, insomma, e anche quelle della tradizione delle maschere della commedia dell'arte, Fagiolino, Sganapino, Balanzone e così via. Ringrazio tutti quanti voi per avermi ascoltato. È un po' una tirata di Balanzone quella che ho fatto io, però ho toccato delle corde che probabilmente non si sentono più, perché ora stiamo andando tutti sul digitale, e quindi pensare che una volta esisteva questo mestiere, che ancora qualche matto lo porti avanti, secondo me è qualcosa di positivo. È un po' come quando noi andiamo a cercare la pasta e fagioli, i cibi di una volta, l'enogastronomia di una volta. Ecco, noi siamo l'enogastronomia e l'intelletto di una volta. Bene, si chiude qui questo numero della Finestra su Ferrara. Ringrazio il simpaticissimo Vittorio Zanella, vi ricordo attore del Teatro dei Burattini, quindi logicamente burattinaio, nonché direttore artistico del Teatrino dell'Es. Grazie a tutti voi per averci seguito fino qui, e a risentirci alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. E qui ho finito. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.